Grazie consigliere per i saluti. Andiamo avanti con il consigliere Perozzo, che ha chiesto di fare una prega. Grazie Presidente. Bene. Allora, fermi tutti gli elementi di contenuto già noti e che stanno alla base della totale contrarietà del Movimento 5 Stelle all'ipotesi di aggregazione, in questa sede però cambiamo punto di vista. Perché si chiede un voto di sfiducia? Cito in estratto dal vocabolario Treccani. La fiducia è un atteggiamento che risulta da una valutazione positiva di fatti e relazioni, un atteggiamento che produce un sentimento di sicurezza e di affidabilità. Bene, allora io adesso leggo un passo di un'intervista uscita nel Messaggero Veneto il giorno 30 dicembre. La giornalista chiede al sindaco: come risponde il sindaco a chi l'accusa di aver assunto le scelte più importanti, il caso Anca è solo un esempio, senza coinvolgere il Consiglio Comunale? Bene, consiglieri, questa è la risposta del sindaco. Rispondo che preferisco non rimandare i problemi. Signori, questa è la risposta del sindaco. Bene. Qual è il sentimento di affidabilità può mai derivare da dichiarazioni come queste? La risposta viene da sé, ovvero nessun sentimento di affidabilità. Affermazioni come queste dovrebbero avere come conseguenza le dimissioni immediate e spontanee di un sindaco, vista l'imprescindibile centralità del Consiglio Comunale che tutti conoscete benissimo. Ma ciò ovviamente, come è noto, non è avvenuto. Si chiede quindi in questa sede un voto di sfiducia per porre in evidenza un tema fondamentale, cioè questo. La città ha bisogno di un'amministrazione responsabile. Cosa significa amministrazione responsabile? Allora, facciamo un esempio. Uno, c'è una prova da sostenere all'orizzonte. Mettiamo quella delle gare per la distribuzione del gas. Bene. Due, il sindaco cosa fa? Un sindaco responsabile convoca il consiglio di amministrazione della partecipata, quindi di Anca, convoca le commissioni consigliari competenti e il Consiglio Comunale, che, come sapete, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico sugli enti locali, è l'unico organo di controllo e indirizzo politico-amministrativo dell'ente. Bene. Perché li deve convocare? Perché è in queste sedi, imprescindibilmente, che va definita la strategia che possa permettere alla partecipata di vincere. Punto 3, sempre facendo un esempio. Una volta scelta la strategia, deve farsi in modo che, ove sia opportuno il vaglio documentato, ripeto, il vaglio documentato di più ipotesi, come nel caso che ci occupa, questo vaglio ci sia e nel momento opportuno. Ossia, ad esempio, si sceglie per l'aggregazione, bene, mettiamo allora nel piatto un numero adeguato di offerte per poterle valutare. Invece, scendiamo dai sogni alla realtà, come ha proceduto il sindaco? Uno, il sindaco da solo, scavalcando CDA di Anga e del Consiglio Comunale, ha impegnato il Comune di Udine allo svolgimento di una trattativa riservata come era. Punto 2. Alla fine di questa trattativa al Consiglio Comunale, se maturata, arriverà una sola proposta non confrontabile con altre. Una sola proposta non confrontabile con altre. Questa non è amministrazione responsabile. In occasione dell'ultimo Consiglio Comunale del 9 gennaio, il sindaco affermava testualmente, noi abbiamo riprodotto le parole trascritte dalla registrazione,
Diceva così: ho avvisato il CDA di Anga prima della lettera, ma non ho ricevuto alcuna manifestazione negativa forte. Incredibile. Allora, una cosa è avvisare il CDA di Anga di una decisione già presa, e tra l'altro facendolo poche ore prima della sottoscrizione della lettera di intenti, pare 2 giorni. Altra è condividere invece il percorso che porta a una certa decisione, e questo non è stato fatto. Inoltre, nella lettera di dimissione del Presidente Ceruti si legge, nell'enunciazione delle ragioni che hanno motivato le dimissioni, si legge così: ritenendo che una decisione societaria di tale portata dovesse essere presa dopo un confronto con altre opzioni e di una discussione in sede assembleare. Di qui, come tutti sapete, la rottura del rapporto di fiducia. È perfettamente inutile che il sindaco dica, e anche qua ripetiamo la trascrizione parola per parola della registrazione, aprite virgolette, ce ne sono state tantissime ipotesi che sono state valutate per quello. La più interessante di tutte quelle che io ho visto in questi 6 anni è stata quella di ERA. Signori consiglieri, il sindaco vede e decide, il sindaco ed il consiglio comunale. Quando chiedemmo al sindaco nell'ultimo consiglio perché non avesse riferito una cosa fondamentale con il piano strategico elaborato da Ramga, egli ci rispose testualmente così: Ferozzo, c'era un lucido. No, cari consiglieri, il lucido in questione, il punto 8, riportava solo le personali valutazioni del sindaco sull'ipotesi stand alone, nessun riferimento in assoluto al piano strategico della partecipata e dalle valutazioni largamente positive che CDA di Anga esprimeva sulla possibilità di vincere le gare, così come riferito anche in questa sede dal Presidente Ceruti. C'era forse qualche problema legato alla riservatezza del piano strategico? Bene, anche qui il sindaco avrebbe dovuto fare una cosa molto semplice: convocare il Consiglio Comunale in seduta segreta se necessario e procedere a un'analisi congiunta del documento, cose imprescindibili che non sono state fatte. Vi sembra una cosa da poco non aver esaminato in questa sede il piano strategico sinora? A noi sembra qualcosa di gravissimo. Aggiungiamo un'altra cosa rilevante. Nel Consiglio Comunale del 9 gennaio il sindaco non riferiva nemmeno della delibera di giunta con la quale 2 giorni prima si era scelto di provvedere nuovamente ad una proroga della trattativa riservata. Per non parlare, appunto, della mancata menzione delle dimissioni del Presidente Ceruti, dei consiglieri nominati dal Comune. Non veniva menzionata nemmeno l'assemblea dell'Anga venuta poche ore prima in questa sede. Silenzio totale, questa è trasparenza, signori. Il Consiglio Comunale continua a non sapere nulla e a prendere le notizie dalla stampa. Ma non solo, nessuna menzione di un intervento sensibile tra virgolette, sulle linee programmatiche del sindaco, che voi conoscete benissimo, consiglieri di maggioranza, dove si diceva, appunto, intendiamo potenziare il piano avviato da Anga, promuoveremo lo sviluppo dell'Anga secondo la nuova mission di gestore delle reti. Piccolo cambio di programma. Dunque vado a concludere. Tutti quelli qui descritti sono, a nostro parere, atti irrimediabili, cioè senza ripetere. Non si intravede quindi la possibilità che il dialogo consiliare prosegua in un contesto fiduciario. Quindi questa mozione proprio in senso etimologico, cioè ha l'intenzione di muovere, di invitare il Consiglio a dichiarare con forza che non si accettano limitazioni alla sovranità di questo organo, anche in considerazione delle notevoli responsabilità che sottendono ai nostri atti. Concludo con una domanda: se lasciassimo passare tutto questo
da qui in avanti cosa potrebbe succedere? Quali altri comportamenti potremmo andare ad autorizzare? Grazie. Grazie a lei, consigliere Perozzo. Dopo di intervenire la consigliera Galanna, prego. Grazie Presidente. Intanto volevo rispondere un attimo al consigliere Marzi, che quando dice i cittadini non capiscono niente, forse certe volte non gli si vuole far capire niente, perché con questa carenza di informazioni ovviamente è così. Tra l'altro della Rossa volevo dire che la staff è già da molto tempo, la partecipazione di maggioranza è privata, quindi anche qua il diritto di sovranità è molto carente. Tornando a noi, secondo noi il Movimento 5 Stelle, sindaco, presentando la situazione della fusione, della fusione Angaera ha preso in esame principalmente alcuni aspetti, lasciandone ai margini altri, volutamente secondo noi. In particolare mi riferisco ad aver enfatizzato positivamente la fusione con Angaera ed aver trattato principalmente questa, lasciando ai margini le altre soluzioni, in particolare il progetto standalone, che secondo le nostre analisi, fatte in base ai documenti ricevuti da persone, in base ai documenti ricevuti, avrebbe notevoli possibilità di successo, anche per quanto riguarda i dividendi. In particolare vorrei che lei ci illustrasse le alternative a 1B1 e B2, lei sindaco, nel dettaglio anche economico, visto che le opzioni soddisferebbero vari livelli di rischio e di investimento. Come dire, ce ne potrebbe essere per tutti i gusti. E si potrebbe anche tentare un azionariato popolare da parte dei cittadini. Da varie sue affermazioni appare tutto già scritto da tempo, come quando dice che si è riusciti a concludere la questione acqua perché E.ON sapeva che c'era questa ipotesi interessante, tipo quella della fusione. Si doveva aspettare qualche mese che venisse portata a termine l'ipotesi di standalone, sia come detto dal Presidente Cerutti, e per aspettare qualche mese era e si poteva farlo. Comunque ci vuole un soggetto finanziatore che entri. No, lei ha detto che il progetto di Anga standalone non c'è il 9 gennaio. Comunque ci vuole un soggetto finanziatore che entri. Attualmente io non l'ho ancora individuato, chiuso virgolette. Tempo fa diceva che c'era la coda fuori dalla porta. Quando una persona comune diventa consigliere, vorrebbe cambiare il mondo, ma poi si trova immerso in cavilli burocratici dove, oltre ad essere in minoranza, non si possono nemmeno usare le poche armi che si hanno. In particolare mi riferisco al piano strategico dell'ANGA, che sarebbe molto interessante verificare nel dettaglio insieme a lei e ai cittadini. Questo però non sarà possibile perché questi documenti non solo sono soggetti alle limitazioni ad uso inerente come consigliere comunale, cosa che sarebbe anche consentita in questo frangente, ma anche se la cosa sembra ormai passata di cavalleria, in quanto lei sembra aver preso una decisione, si sperava di illustrare il piano strategico dell'ANGA in modo molto dettagliato, ma questo non è possibile, in quanto vincolato anch'esso dal patto di autorizzazione da parte dell'advisor. Renzio, si prospettano tutti gli scenari e mi piacerebbe capire quale lei preferirebbe, signor sindaco. Uno, ce lo illustra lei nel dettaglio o dottor Londero. Due, ne parliamo a porte chiuse con i soli consiglieri. Tre, richiediamo in breve il consenso dell'advisor e ne facciamo partecipi tutti. Questa sarebbe partecipazione dei cittadini e non solo alla spesa pubblica. Penso che se alcuni elementi divenissero di dominio pubblico, molte cose cambierebbero. La vera democrazia c'è con la trasparenza e la reale informazione, altrimenti
qua a raccontarcela. Poi, forse a proposito, ma potrebbe anche esserci un nesso, vorrei rifarti la domanda che le feci tempo fa e a cui non ebbi risposta. Vuole lei fermarsi a Udine fino alla naturale scadenza del suo mandato? Ora siamo qua a votare la sua sfiducia, sindaco. Mi auguro vivamente che oltre a noi dell'opposizione, anche gli altri consiglieri di maggioranza abbiano letto i documenti, e in particolare il piano strategico. Anzi, mi permetterei di chiederlo, c'è qualche consigliere di maggioranza che ha letto il piano strategico? Si può alzare la mano, grazie. Ma mi sembra che non è il suo. Cos'è il piano strategico della fusione? Comunque c'è la maggioranza opposizione, qualcuno l'ha letto. Ma non è l'intervento di un consigliere, non è finalizzato a fare delle domande e a ottenere risposte immediate. Faccio il suo per intervento, che mi sembra corretto, vada avanti così. Strategico di che cosa? Per atto di fede, come disse uno di loro tempo fa, ne rimasi colpita. Piano strategico di che cosa? In questa occasione, e anche quando questa decisione passerà per il Consiglio Comunale, può essere molto pericoloso quando gli abitanti di Udine in un prossimo futuro chiederanno un conto. E comunque anche sul discorso di Anca e sul discorso azionario, infatti il sindaco diceva penalizzazione del legislatore per le società non quotate, poteva essere fatto anche prima, perché c'era tutto il tempo per quotare la società in borsa, ecco. Tutto qui. Ecco. Tra l'altro, comunque già solo con i dati che derivano da sedute precedenti di dominio pubblico, si notano forti incongruenze tra la formazione del sindaco e quelle del dottor Cerutti. Se poi si vogliono mandare avanti le cose a colpi di maggioranza, questo è un altro discorso. Comunque già alcuni comuni hanno fatto questa manovra per poi fare cassa. È questo nelle sue intenzioni, sindaco? Ecco. E sì, l'ha detto, ma poi sa, ha detto tante cose, tante volte non è stato fatta la stessa cosa di quello che si è detto tempo prima, quindi noi siamo un po' preoccupati. Comunque sindaco, lei è solo un sindaco, non è il comune di Udine, tutto qui. E se voi volete rispondermi alla domanda di poter mettere i dati pubblici, la ringrazierei. Mi può rispondere? Grazie Presidente. Intanto volevo rispondere un attimo al consigliere Sandra per prima, perché diceva che non capiva la questione Alcegas e come mai Nera avesse assorbito una ditta, una società non in buona salute. Allora, lei dice i dati. Chiaramente io le posso dire che i dati, lei lo sa benissimo, lei ha letto il documento di piano strategico dell'ANCA? Ma evitiamo i dialoghi, su, evitiamo i dialoghi, basta. Liberatoria e discutiamo dei dati liberamente, una
maggiore afflusso di dividendi per il comune, almeno 3 milioni di euro, rispetto alla media 2005-2013 di 1,4 milioni di euro. Chiaramente bisogna fare una valutazione alla pari, quindi lei non può prendere la previsione del 2014 e paragonarla con quella del 2013, perché se lei ha letto